But it remains. It also shows about some element of arrogance that we can see or that we can feel from Bosnia and Herzegovina that is being felt in developed, more developed parts of Europe. And now, just to look at these symbols of the ruling caste in Bosnia and Herzegovina, you can see what that says over there, power of the people, then togetherness, development, and survival, and the final one is basically one-man show. We can put them all together, and if combined, it says power of the people through togetherness for development and survival under the leadership of one man. This is the form of populism at work, if they join forces, but they can't. So this is the politics in Bosnia and Herzegovina at the moment that we are facing right now. Culture and identity, this is also elements of the title of the talk or of the panel. And here we can see, I was so glad to learn that a great painter has an exhibition right now just across the road. And culture, look at the painting. It's Venice. It's the motif inspired our Bosnian painter, and it's a great painting. Also identity, this particular painting, I mean, it shows recent history, in my mind, recent history of Bosnia-Herzegovina. And we can see, I mean, it talks the language, universal language that could be seen across Europe. So culture and identity are European. The politics is the problem. Also, it has been mentioned, it's very popular to say, this is the place where East meets West. Let's compare these two photos. Towards West, yeah, one architectural style, towards East, another architectural style. Culture, the same. People, the same. Language, the same. But this is something that brings tourists in, so yeah, why not play with this? The Observer, yeah, this is how they say, Sarajevo, the city where East meets West. I would say no, but if the tourists are coming in and leaving the money, this is all right. Even local, arguably the most successful theater company, how they call themselves, East West Center. So this is something that we play with because Europe wants to hear this. And this is what the European elite, cultural elite at least likes it. And finally, something that we shouldn't be proud of, but this was the last country in the world to organize the Pride. It was held recently. And this was symbolically marking the final step towards development, hopefully, of liberal democracy that is conditioned to enter European Union. So what are European values? Human dignity. If you look at human dignity, let me remind you, until very recently there were reductions of water in Sarajevo, in the capital city of the country. This is the attack on human dignity. So there is a struggle. Yeah, we can find that, yes, there is legislation that is very positive, but reality is what I'm concerned with. Freedom, expression of opinion, freedom of media, independence of media. Does it really have roots here? Democracy, think of Sejdić, think of Finci, of Zornić, of Pilav, of the whole queue of cases before the European Court of Human Rights. There is no democracy, they can't stand up. I cannot be the president of Bosnia and Herzegovina, I would love to. Equality, how about women and equality of women in the society, whichever part of Bosnia and Herzegovina? How about minorities? How about what Asim was mentioning, migrants as they are described, many of them are really refugees, desperate people. Rule of law should be based on institutions, rule of institutions, not of persons, not of people. Finally, human rights. Stopping discrimination of various groups, minority groups in particular. Here I provided some of the examples, some of the quotations. This is some of the works coming from the University of Sarajevo talking about the legislation that is positive. The problems are the practice. The practice is not positive. Freedom, again, talking about this particular work that inspired me. Democracy, the cases that have been brought before the international court, but no change in legislation, no change in practice, no change in life, and therefore no positive steps. Equality, equality is of huge importance. Look at this title from the Open Democracy. Is Bosnia the worst place in Europe to be a woman? Think about this. How to change this? This is what should be demanded from the ruling caste. And unfortunately, the debate is not about these topics. Women continue to be severely underrepresented. Let us compare to Rwanda.
2/3 of the members of parliament of Rwanda are women. They had genocide at a similar time in 94. They had conflict at a similar time in Bosnia-Herzegovina. And they progressed in these terms, at least. UNICEF, they also noticed this. When we move on, rule of law, and then the criticism that comes from the US ambassador from his blog, Organization for Security and Cooperation in Europe. They all notice that the rule of law is actually non-existent, that is being abused in the country. Human rights, finally, and look at the major organizations, Human Rights Watch, Amnesty International, and they produce very critical views on annual basis of the situation in Bosnia-Herzegovina. Finally, British Ambassador Matt Field, following the September events and this kind of march, that showed basically possibility of equality of minority groups, however minor in numbers they are, they have equal rights as the majority in the society. And finally, the colleague Professor Sasso, that was on previous panel, and his very excellent text that could be found on the website of one of the organizers of this event. So coming back to Bosnia-Herzegovina and to politics, to this element of the talk that I prepared for today. So this is the institutions, symbolically they should be ruling here, but democracy in Bosnia-Herzegovina is not real democracy, it's not real liberal democracy, it's managed democracy. It could be compared more with Hungary, Poland, with Russia, with Turkey. This is possible problem. Then what we have is a subtle form of totalitarianism. Think of expression of debate, but expression of freedom. Is public debate encouraged? Could we go to Banja Luka and celebrate day of the state, of the statehood? Not really. Could we debate the character of the war and say it was aggression or it was a civil war or it had elements of everything? Let's have open and constructive debate. No, this is discouraged if one wants to prosper in the local community. So it's a subtle form of totalitarianism. Everyone is expected to think or at least to express himself or herself in the same way. There is a failure of institutions. Everything has been personalized. Think of the governance. It's authoritarian form. Let's compare us. It's like Russia under Medvedev. The real power is with Putin. It's not with the institution of the president, but with the name, with the personality. Think Bosnia-Herzegovina. Shall we go to Džaferović or to Izetbegović if we need something done? Who is the most powerful? Dodik is the most powerful in any position. Čović is the most powerful without the position. It tells you about how the democracy functions here. It's failure of institutions. Consociational system in Bosnia-Herzegovina. It is an obstacle, but not unbridgeable. Because let's look at Belgium, let's look at Switzerland. Complex states, it is possible. But other reforms are needed. Electoral system. Recent protests in Lebanon, in Iraq, also complex states. People went on the streets, regardless of the sectarian divide. They demanded change of electoral law that would provide them to elect different political elite that might eventually bring positive changes. There is lack of protests in Bosnia-Herzegovina. We can look at 2014 and maybe in 10 years again to look at 2014, but the lack of the developed civil society, lack of independent media is basically not bringing people out to protest. There is no accountability of the political elite. They are not responsible to anyone. So this is really the problem. It is a kind of modified form of populism and its rhetoric. Good, what is the definition of populism? Good people against corrupt elite. And in Bosnia-Herzegovina, the modified version is because we have three societies now. So it's good people led by their elite against the corrupt other elite. And this is the recipe to preserve and cement power, and no changes will happen. And this is the problem. So now I'm offering cure, prescription, how to change it, the current situation. The change. Internal forces or external forces? Internal forces are weak. The possible political alternative is existent, but very weak. They don't have power to change it. There is lack of will.
among those who have power to change it. So it is not going to happen unless there is revolution, and I'm not sure there is willingness and readiness for revolutionary changes. Therefore, it has to be externally imposed. And the problem is there is no security threat coming out of Bosnia and Herzegovina. It's safe. And Europe is not concerned because of that. Americans are not concerned because of that. They only became concerned when they realized Russians are around, Chinese are investing. And then let's check what's going on, how we can help. And it's not too late yet, but the electoral system has to be changed. It has to be external will, external power to impose this change. Institution building is of crucial importance to depersonalize the leadership, to depersonalize the politics, accountability to be introduced. Privatization has to be controlled by the external factors. This is where I am going to finish, because you didn't say basta, but you should. Yeah, okay. But basically, you have my point. And if these changes have been imposed externally upon Bosnia and Herzegovina, then I could finish next time my talk with a phrase, and then they lived happily ever after. Adesso diamo la parola all'altro panelist, Sergen Pualo. Dobar dan svima. Sad ja treba nešto da pričam posle Nevena. Ja ću vas poštediti mog engleskog. Kada psihologu kažete identitet, on prokuva od odmuke, jer to je nešto vrlo fluidno, vrlo složeno, vrlo promjenjivo, ali za ovu priliku ja sam uzeo neku definiciju identiteta koja kaže da je to jedna cjelovitost čovjeka koja mu daje kontinuitet u vremenu. Znači da poveže ono što je prošlo, ono što je sadašnjost i da predvidi kakav će biti u budućnosti. To je na ličnom planu. Postavlja se uopšte pitanje u psihologiji da li uopšte postoji kolektivni identitet i šta to treba da znači. Da li je to skup pojedinaca ili je to nešto više od skupa pojedinaca. Kada govorimo u Bosni i Hercegovini, da li mi govorimo o jednom identitetu ili više identiteta? I kako su ti identiteti odnose prema Evropi? Kada govorimo o spoljnoj politici Bosne i Hercegovine, da li tu imamo neki smjer, pravac, ili imamo nešto što se zove šizofrenija, koja, kao onaj pijetao što se okreće kako vjetar, duva. I ja sad pokušavam da vas vratim u surovu realnost naše zemlje. Koliko smo mi u stvari Evropljani? Pošto su meni rekli da sam analitičar, ja sam se sjetio jednog istraživanja iz 2010. godine, kada sam pitao Bosance i Hercegovce, da li se vi osjećate Evropljaninom? Šta dobijam? Dobijam 54% ljudi koji kažu da osjećam se. A šta su ovi ostali? Kakav je njihov identitet? Onda sam i rekao, dobro, možda si negdje pogriješio. Pa sam ponovio istraživanje 2017. godine i opet sam ih pitao, da li se osjećate Evropljanima? 57,1 je rekao, da. Ako uzmete marginu greške od 3%, to vam dođe na isto. Da li smo mi u Bosni i Hercegovini stvarno Evropljani? I da li želimo da budemo Evropljani ili želimo da budemo Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili želimo da budemo Turci ili želimo da budemo Rusi? I ja ne bih tako a priori uzimao to da mi želimo samo da budemo Evropljani. Nije smiješno, je li tako? Imate paradoks.
Kad to podijelite, te rezultate na etničkom principu, dobijate nešto potpuno ludački. Bošnjaci žele najviše da budu Evropljani. Potom Hrvati i najmanje Srbi. Zašto vam to pričam? Zato što nama dolaze poruke iz Evropske unije da je Bosna i Hercegovina bure baruta zbog radikalizma. Prije svega ja islamskog, a onda svega ostalog. Sjetite se predsjednice Hrvatske, sjetite se od neki dan Makrona. Da li je to poruka i na čemu se ta poruka zasniva? Da li je na nekim činjenicama ili je to unutrašnja potreba, jer idu izbori u njihovim zemljama, pa i mi dođemo koji je jedan fini eksperiment da dižu sebi rejtinge. Sjetite se Kurca. Kad su bili izbori u Austriji, to je bio jedan od vrlo velikih važnih argumenata o kojima se ovdje pričalo, da je Bosna i Hercegovina opasna po Evropu. Idemo dalje. Šta nas u stvari čini Evropljanima? Šta nas čini Evropljanima? Zapitajmo se. Geografija, istorija ili vrijednost? Ne bi bilo logično da su to neke vrijednosti. Jer nisam siguran da Evropa ni istorijski ni geografski želi nas sa sobom. Ono što mi je također važno je da vidimo koje su to vrijednosti, koje promoviše Evropska unija. I onda sam našao ljudska dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava, ljudska prava, prava manjina. Izvinite, da li je današnja Evropska unija baštini koliko treba i kako treba te vrijednosti? Možda je to prije 10 ili 15 godina bilo atraktivno, ali ja nisam siguran da to danas možemo naći u Evropskoj uniji. Zašto vam to govorim? Da li je Evropska unija u stvari Orban, Merkel ili Macron? Vrijednosti koje oni zastupaju danas su, čini mi se, poprilično suprotstavljene. I ponašanje koje prati sve to. I ja vjerujem da postoje ljudi u Bosni i Hercegovini kojima se vrijednosti Orbana itekako sviđaju. Samo je pitanje da li je to ta Evropska unija koja se nama propagira i da li su to vrijednosti koje mi želimo da usvojimo u Bosni i Hercegovini. Ili smo ih možda već usvojili, možda je Bosna i Hercegovina u stvari avangarda Evropske unije. Ono što mi je također važno, kada uradite istraživanje sa građanima Bosne i Hercegovine i pitate ih koje su to vrijednosti koje su važne, koje su njima važne, nema tu puno ljudskog dostojanstva, nema tu mnogo slobode, nema tu mnogo demokratije. Ljudi su vrlo pragmatični. Hoće posao, hoće socijalnu državu, hoće socijalno društvo, hoće pravosuđe. I to je nešto o čemu moramo razmišljati. Na kraju krajeva, meni nije ni važno hoćemo li mi u Evropsku uniju, ali su mi važne te vrijednosti da zažive u Bosni i Hercegovini. Samo je pitanje ko će te vrijednosti da afirmiše i ko će te vrijednosti da uspostavi. Druga važna stvar je kako nas opaža Evropa. Kako nas Evropa vidi? Šta smo mi za Evropu? Svi spominjemo Makrona, odnosno odluku za Sjevernu Makedoniju. Ali to nije od juče. Sjetite se knjige Imaginarni Balkan od Todorove, koja kaže šta smo mi njima? Graničari. Pogledajte šta se dešava sa migrantima. Šta je danas Bosna i Hercegovina? Filter koji treba da posluži Evropskoj uniji za migrante koji dolaze. Šta smo mi njima? Da li smo mi neko ko, kao neko s kim će se oni uporediti? Pa će biti superiorni u odnosu na nas Balkance. Da li mi njima služimo da kažu nemojte biti kao oni. Budite bolji od njih.
Govorim za Evropsku uniju i za nas. Ili mi trebamo da budemo njihovi partneri. Ja nisam siguran da i ove novo pridošle zemlje u Evropskoj uniji oni opažaju, da kažem to neko tvrdo jezgro Evropske unije, opažaju kao partnere. I to ljudi vide ovdje, i to ljudi znaju. I o tome se ovdje govori. Možda smo u stvari danas Evropi najveći Evropljani nego ikada. Jer bolje je Bosanci i Hercegovci nego Afganistanci, Iračani, Sirijci. I možda nas zato danas mnogo više gotive nego što je to bilo ranije. Ali to ne znači da su oni progledali, već to znači da smo im od koristi. Vi imate paradoks da desničari u Beču koketiraju i skupljaju glasove Srba. Zato što su vjerovatno, ako već moraju da neko dođe, bolje da dođu to neki odavde sa Balkana nego neki iz Azije. Evo, ima jedno istraživanje Direkcije za evropske integracije. Šta mi želimo od EU? 2019. U stvari, koliko mi želimo EU? 56,2% kaže da želim. A šta je sa onih 40 i nešto posto? I mi čitavo vrijeme spremamo ražanj, a nisam siguran da imamo zeca. I a priori prihvatanje da mi želimo u Evropsku uniju, nisam siguran da je to dobra strategija i taktika. Oni koji žele u Evropsku uniju, oni sad odoše, traže vize, a Bosna i Hercegovina, što joj Bog dadne. Zašto mi želimo u EU? Pitali su ljudi opet to istraživanje. Zbog mira, vrlo pragmatično. Sloboda kretanja robe i kapitala, da možemo razgulit kad god hoćemo. I tek 18,8% kaže poštivanje zakona. Nema tu puno evropskih vrijednosti. A zašto naš EU želi, pitali su građane Bosne i Hercegovine? Zbog mira, prirodnih resursa, baš kao i Austro-Ugarska onomad, i širenje EU tržišta. To je percepcija prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine. I sad dolazimo do politike. S kime ćemo mi u Evropsku uniju? S Dodikom, Čovićem i Bakirom. A ljudi, ovo je idealna zemlja za njih. Da li bi vi išta mijenjali ako imate moć, novac, kontrolu i da vi... I to je jedna od prvih stvari koje moraju ljudi shvatiti ovdje i koji dolaze i koji žive u Bosni i Hercegovini. Političari u Bosni i Hercegovini ne žele dobro svojim građanima. Da žele, imali su 25 godina da to pokažu. I kad to shvatimo, onda se neke stvari mnogo lakše razumiju. Neko reče na prvom panelu, ne smijemo odustati o EU, to je naša budućnost, mi nemamo alternativu. Pazite šta kažu građani. Da li EU ima alternativu? 43,2% da i 42% ne. Samo postavlja se pitanje šta je alternativa. To ih nisu pitali. Šta oni vide kao alternativu? Da li je to Evroazijska unija? Da li je to životarenje? Ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, ovome se mora itekako razmišljati. Ja se izvinjavam što sam bio depresivan, ali ovo vam je surova realnost koju morate imati na umu kada govorite o Evropskoj uniji, kada govorite u ime građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i bojim se da sam vam pokvario žurku koja je tako dobro krenula. Ali, opet ponavljam, EU, onaka kakva jeste danas, nije više tako atraktivna. Ona je bila prije 10 godina vrlo atraktivna i ta priča o dobroj udavači koju mi treba da privučemo,
bojim se da više ne pije vode. I ono što je meni takođe važno, ta zaljubljenost. A znate šta je zaljubljenost? To je nekritičko prihvatanje partnera. Znači, je prošla. Mi sad vidimo jednu potpuno drugu Evropsku uniju. Mi vidimo Evropsku uniju koja tuče migrante. Mi vidimo Evropsku uniju koja gleda ne samo svoje interese, nego interese unutar pojedinih zemalja. Mi vidimo Evropsku uniju iz koje odlaze. Za nas je Evropska unija prije svega Hrvatska, jer se sa njom možemo uporediti i vidimo šta se tu dešava. Znači, vidimo ljude koji odlaze u Irsku ili bilo gdje drugo. Vidimo ljude koji neće da se odreknu svjesno nekih ideologija iz Drugog svjetskog rata koje svak pristojan i normalan bi se odrekao. I onda se prosto postavlja pitanje da li je to Evropska unija u koja će privući stanovnike Bosne i Hercegovine. Političare sigurno neće. I tu se opet postavlja jedno pitanje, ko treba da snosi za to odgovornost? Da li međunarodna zajednica koja ovdje 25 godina statira, domaći političari koji rade šta hoće u ovoj državi, ili građani od koje vi očekujete možda previše? Hvala vam. Ed ora la parola a Roberto Belloni, il suo intervento, prego. Dunque, buongiorno, dobrodan. Vorrei iniziare ringraziando davvero gli enti che hanno organizzato questo incontro. È un ringraziamento sincero e sentito, rivolto all'ambasciatore e ai suoi collaboratori e collaboratrici, e naturalmente all'Osservatorio Balcani e Caucaso, Luisa Chiodi, la direttrice, e di nuovo collaboratori e collaboratrici. Lo ricordo forse per gli amici e colleghi bosniaci che magari non hanno molta opportunità di seguire il dibattito politico e culturale in Italia. L'Osservatorio fa un lavoro straordinario di informazione, di pungolo, di discussione sui temi dell'integrazione europea, della libertà di stampa, eccetera, eccetera. Quindi è una risorsa davvero incredibile per tenere alta, diciamo, l'attenzione su questa regione, sia in Italia che più ampiamente in Europa. Dunque, io avevo preparato una presentazione, l'una meno cinque, credo. E credo di essere rimasto l'unico ostacolo ora prima del pranzo, e quindi cercherò di essere brevissimo, per non, diciamo, sì, 10 minuti faccio. Avevo preparato questa presentazione, che è sullo schermo in inglese, perché si basa sostanzialmente in poche idee che vi espongo tra un minuto, che si basano su un libro che ho recentemente pubblicato. Voi mi scuserete per la autopromozione senza ritegno. Questo libro si chiama The Rise and Fall of Peacebuilding in the Balkans, che è uscito da poco in inglese, spero uscirà l'anno prossimo in italiano, vedremo. Non è disponibile in bosniaco, questo mi dispiace molto, devo dire, perché io la prima volta che sono venuto nei Balcani e in Bosnia è stato nel 96, nel luglio del 96, sono rimasto poi fino a dicembre del 98 a Sarajevo e poi sono tornato tante volte, eccetera. Quindi non è retorica dire che per me questo è un posto molto importante, che mi ha dato moltissimo, tra l'altro nell'audience sono vari amici, eccetera. E quindi un'eventuale traduzione del libro in bosniaco per me sarebbe il modo più naturale di restituire, almeno in minima parte, con i mezzi e gli strumenti che mi sono a disposizione, quanto mi è stato dato nel corso di questi 20 anni, che è tantissimo. Detto questo, arrivo alla mia presentazione, ve la risparmio sostanzialmente, vado alla sostanza della questione, partendo dal titolo.
Il titolo è The Idea of Europe, cioè l'idea d'Europa dai principi alla pratica. E l'idea di fondo, diciamo, che vi espongo brevemente riprende quanto è stato detto da Sergio un minuto fa, e sostanzialmente la disillusione che è sempre più visibile, sempre più presente nella regione, in particolare in Bosnia, rispetto alla prospettiva europea. Questa prospettiva era partita naturalmente con grandi aspettative all'inizio degli anni 2000. Questa mattina, credo, l'onorevole Fassino, se ricordo bene, citava la dichiarazione di Salonico che, come dire, affermava la prospettiva europea con forza e con decisione da un punto di vista politico per la regione. E naturalmente l'aspettativa era che questa prospettiva costituisse un passo avanti fondamentale, e lo è stato per molti aspetti naturalmente, per i paesi della regione, per la Bosnia in particolare, sostituendo sostanzialmente gli strumenti applicati fino a quel momento di intervento con strumenti nuovi. A cosa mi riferisco? Naturalmente al fatto che fino all'inizio degli anni 2000 era evidentissima la discrasia nell'intervento internazionale, le differenze profonde tra i vari paesi europei nell'intervenire la regione. Naturalmente la Francia, la Germania, l'Italia e così via hanno prospettive molto diverse. E per la prima volta la prospettiva europea ha fornito una prospettiva lunga e coerente di lungo periodo, che si pensava potesse in qualche modo sostenere un processo di riforma interno, quindi non più naturalmente imporre i famosi bond powers, i poteri di bond, non più imporre dall'esterno politiche, istituzioni e così via, ma sostenere un processo di riforma interna nel nome della democrazia. Quindi un'idea sicuramente nobile. Perché nobile? Perché fa riferimento, tra le altre cose, naturalmente, ai valori fondativi dell'Unione Europea. Quindi democrazia, rispetto per gli individui, per i gruppi, per l'autodeterminazione, per i diritti umani, per l'eguaglianza, la cosiddetta rule of law, no? Il diritto e così via. Per tante ragioni che sono state già citate, non ripeto, questo non ha funzionato esattamente come previsto. Quindi ecco qui il titolo della mia presentazione, cioè dall'idea alla prassi. Qualcosa si è perso nel passaggio di implementazione, scusate, dall'idea alla prassi. Ora, sarebbe naturalmente un po' lungo discutere in profondità tutte le ragioni per cui questo è avvenuto, e non lo so, alcune sono già state citate, però a modo di base empirica per rafforzare quanto ho appena detto, vorrei mostrarvi la mia dato, ne sono stati già citati alcuni da parte di Sergio poco fa, ve ne cito degli altri. Alla domanda rivolta ai cittadini bosniaci se la membership nell'Unione Europea sia a good thing, una buona cosa per i cittadini, ecco, vedete l'evoluzione nel corso degli anni, dal 2006 ad oggi, all'anno scorso, insomma, diciamo, grosso modo ad oggi, nel corso del tempo. Nel 2006 il 70% dei cittadini bosniaci ha detto certo, vogliamo entrare nell'Unione Europea, è un'ottima cosa. Nel 2010 questa percentuale è aumentata al 75%, poi inizia il crollo, 2015 il 30% e l'anno scorso il 45%. Dico naturalmente in maniera molto chiara e semplice che naturalmente questi sondaggi d'opinione hanno limiti giganteschi, ci mancherebbe, questi sondaggi d'opinione naturalmente in questo particolare non ho complicato il sondaggio mettendo le differenze tra i vari gruppi nazionali, eccetera, però è ovvio che i serbi sono meno europeisti, eccetera, eccetera. Insomma, però questo ci dà un'idea di come la prospettiva europea sia in grave difficoltà. Ecco, perché in grave difficoltà? E qual è? E come uscirne? Allora, spesso arrivo al secondo punto fondamentale che voglio sollevare in due minuti. Spesso si sostiene, è stato fatto anche questa mattina, giustamente, io sono sicuramente tra i sostenitori di questo punto di vista,
che la prospettiva europea debba essere rilanciata con forza nella regione, che l'Unione Europea, la Commissione, eccetera, eccetera, debbano impegnarsi in maniera più attiva. La Commissione, a dire il vero, parte dalla Commissione Juncker, per tante ragioni, ma in generale il motore dell'allargamento è sempre stata la Commissione più degli Stati. Comunque, quindi diamo credito alla Commissione per il lavoro fatto, per il lavoro svolto, senza nulla togliere, naturalmente, alle possibili critiche. Ecco, quindi il suggerimento molto comune tra i policy makers, gli studiosi, eccetera, è quello di rilanciare la prospettiva della tesi europea. E io sottoscrivo pienamente questo suggerimento. Vorrei però aggiungere, ecco, questo è l'aspetto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione, che questo non è sufficiente. Troppo spesso questo una delle ragioni per le quali il processo, la prospettiva di allargamento, comunque di inclusione in questa regione, in Europa, ormai da molti anni vive un periodo di grave difficoltà, è che è sostanzialmente un processo che si basa in larga misura, per ragioni istituzionali, nel rapporto con le élite politiche e non con i cittadini. Ed è un processo che ha accentuato la distanza tra le élite politiche nei vari paesi e i cittadini, tra una élite spesso almeno a parole naturalmente, pro-europea, e i cittadini che si trovano sempre più distanti da questo processo di inclusione. Ci sono varie ragioni, naturalmente, perché il processo di allargamento si basa, mette in primo luogo il primo ministro e il presidente rispetto al Parlamento, rispetto ai cittadini, eccetera, eccetera. Però, quali che siano le ragioni, il punto che vorrei sottolineare è questo, cioè non si pensi di rilanciare la prospettiva di allargamento alla regione, la prospettiva europea, senza un serio ragionamento rispetto a come rendere questa prospettiva concreta per i cittadini. I cittadini vogliono risposte. Veniva ricordato questa mattina da vari colleghi come migliaia di persone se ne sono già andate dalla Bosnia, e non solo dalla Bosnia. I numeri sono difficili da conoscere con precisione, ma il fenomeno è molto noto. Invece, ecco, arrivo al terzo e ultimo punto, quello che spesso i cittadini della regione hanno l'impressione di vivere è una situazione che è stata descritta da un collega molto noto, agli studiosi almeno, che si chiama Florian Bieber, che lavora a Graz, un esperto di questa regione, diciamo, ha descritto come stabilitocrazia, coniato questo piccolo neologismo, bruttino, come tutti i neologismi, diciamo, però efficace nel far trasparire, nel comunicare il messaggio che l'approccio europeo è sempre più di frequente visto come un approccio volto a sostenere dubbie élite locali nel nome della stabilità, nel nome della lotta al terrorismo, nel nome della chiusura dei confini, ok? Nella misura in cui appunto queste dubbie élite locali possono fornire o riescono a fornire risposte agli interessi geopolitici e strategici dell'Europa. L'ultimo punto, e concludo davvero, siamo pronti per il pranzo, il paradosso di questa situazione, ritorno al titolo della mia presentazione, dalla teoria alla prassi dell'idea d'Europa, scusate, è che la teoria, naturalmente, la promozione della democrazia, dei diritti umani e quant'altro, il paradosso è che localmente, sempre più di frequente, è l'Unione Europea stessa che viene vista, o rischia di essere vista, come un ostacolo al processo di democratizzazione, non come un alleato al processo di democratizzazione della regione. Vi ringrazio e buon pranzo. Grazie, ma prima del pranzo c'è uno spazio necessario per le domande. Quindi se abbiamo domande, se no c'è il pranzo. Domanda. Abbiamo a disposizione i microfoni. Io non ho la spolaga, ma il microfono. Con eco, Jelly, vai, posta di qui. Più che una domanda è un apprezzamento, perché le considerazioni che abbiamo ascoltato dicono una cosa,
E se è vera l'affermazione che ha fatto il professor Belloni, concludendo, e prima ne ha parlato anche Puhalo, diventa decisivo il ruolo della società civile. No, se mi pare che la tesi Belloni è, attenzione, che non si risolve il problema del superamento di un certo disincanto, di una certa delusione, di una riduzione di consensi, soltanto sulla base di un rapporto politico istituzionale tra l'Unione Europea, il Consiglio Europeo, i governi e le autorità istituzionali della Bosnia-Herzegovina o degli altri paesi balcanici. Io sono totalmente d'accordo. Credo che questo sia un punto essenziale. Tra l'altro questo convegno, come è stato giustamente ricordato, è coorganizzato dall'Osservatorio Balcani Caucaso, cioè un'organizzazione di società civile, un centro studi che fa un lavoro, anch'io concordo, prezioso da molti anni. Io credo, e prima, quando abbiamo fatto la prima tavola rotonda, Marzia Bona ci ha ricordato, giustamente ricordando un pezzo, il suo capitolo sul libro, quanto sia stato decisivo il ruolo della società civile negli anni della guerra, perché tutta l'azione di solidarietà ebbe poi un elemento fondante nella mobilitazione della società civile in termini di solidarietà, aiuti umanitari, coscientizzazione del problema e via di questo passo. Allora io dico che questo è un messaggio che da questo convegno deve uscire, cioè come rilanciamo con forza un'iniziativa, fermo restando che va sostenuto e data un impulso forte all'iniziativa istituzionale. Io mi auguro, come ho detto stamattina, che il vertice eurobalcanico del 20 maggio del 2020 rilanci il processo, però per arrivare lì noi abbiamo bisogno di una forte mobilitazione a livello della società civile. Credo che sia questo un messaggio che esce da questa conferenza. Grazie. Quando ho cominciato a lavorare in Parlamento europeo nel 1995, in Commissione Esteri si discuteva solo di una cosa, allargamento e Balcani. E le due cose erano legate. Era la priorità assoluta, non c'era nient'altro. La politica estera dell'Unione era quella. Punto. Nel 2004 le cose sono cambiate. C'è stato l'allargamento, il grande Big Bang dell'Unione Europea e paradossalmente anche i Balcani sono passati in secondo piano. Finito il conflitto, almeno seppellito nella cenere, non c'è più stata quell'attenzione e l'allargamento, l'ulteriore allargamento dell'Unione Europea non è più stata la priorità, sostanzialmente. Per cui si è creato questa situazione paradossale dove da una parte nelle nostre opinioni pubbliche all'interno dell'Unione Europea noi la chiamiamo enlargement fatigue, cioè fatica d'allargamento. Le nostre opinioni pubbliche non capiscono più il senso dell'allargamento, se ha un senso continuare l'allargamento. Dall'altra parte invece abbiamo la cosiddetta enlargement frustration, cioè la frustrazione dall'allargamento. Questo allargamento, questa chimera che dovrebbe venire, eccetera, eccetera, che non arriva mai. Di fatto però, io sono abbastanza critico sulla politica estera comune dell'Unione Europea, l'unico vero risultato che si è ottenuto in questi anni è stato l'allargamento dell'Unione, che è stata la politica vincente, vero e convincente dell'Unione. Non facciamo finta di non saperlo, di non verificare sul campo che miglioramenti, progressi c'è stato su tanti campi economico, sociale, politico, eccetera, eccetera, nei paesi dall'allargamento, salvo avere poi il backsliding, cioè i contraccolpi che abbiamo. Mi riferisco a quello che diceva il professor Puhalo prima, in Ungheria e in Polonia, però ricordiamoci che per l'Ungheria e per la Polonia, nonostante i problemi che abbiamo e i limiti del Trattato di Lisbona, sono state sottoposte a procedura di infrazione, perché l'articolo 7 si cerca del Trattato di Lisbona, si cerca di applicarlo, anche se poi la procedura non arriverà alla fine, però uno sforzo c'è e quindi una sorta di messa in mora di questi due paesi all'interno dell'Unione Europea c'è ed è lì presente. Però io vorrei chiamare l'attenzione su una cosa secondo me molto importante, però vorrei chiedere agli interlocutori bosniaci quanto questo abbia avuto un impatto qui in Bosnia.
E da questo, per la prima volta, se prendiamo in esame i progress reports, cioè le relazioni che ogni anno l'Unione Europea fa sull'avanzamento del processo di allargamento per ciascuno dei Paesi membri, queste relazioni per ciascuno dei Paesi dei Balcani per la prima volta sono state molto, ma molto negative. Sono state un pugno nello stomaco. Ed è la prima volta che succede che l'Unione Europea prende una posizione così dura. Si parla apertamente di state capture, cattura dello Stato, occupazione del potere da parte dell'elite. E quindi, in un certo senso, viene incontro alle obiezioni sollevate da alcune degli interlocutori presenti oggi sul palco. Ecco, quanto questo cambiamento di rotta da parte dell'approccio della Commissione Europea nei confronti dei paesi dei Balcani può servire alla società civile bosniaca, può essere utilizzato dalla società bosniaca, fermo restando che io sono convinto che, essendo il processo di allargamento fondato sostanzialmente sugli incentivi, è basato sull'incentivo, cioè si offre la prospettiva di allargamento e ci sono degli incentivi specifici per le riforme, quando si arriva alla Bosnia e Erzegovina la possibilità di riforme globali reali per quanto riguarda la questione istituzionale e politica è limitato, perché ci sono i limiti di Dayton in Bosnia e Erzegovina, per cui certe riforme sappiamo già dall'inizio che non potranno essere portate a termine. Grazie. C'era un'altra domanda lì. Due. Maja Rimac, Bjelobrod, Direkcija za evropske integracije. Ja bih iskoristila ovu priliku prvo da se zahvalim na pozivu Direkcije za evropske integracije, da se zahvalim uvaženoj ekscelenciji ambasadoru Nikoli Minaziju za podršku Republike Italije u procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, ali također vašim nastojanjima, odnosno našoj bilateralnoj suradnji, posebno u domenu obuka i obrazovanja za službenike Bosne i Hercegovine kada se radi o evropskim integracijama. Ja sam željela dati jedan kratak komentar, a prije toga zahvaliti se također gospodinu Puhalu koji se na ovom svom zanimljivom izlaganju pozvao na podatke Direkcije za evropske integracije. Meni je jako drago da je Direkcija prepoznata kao jedan pouzdan partner i izvor informacija vezano za proces evropskih integracija. Možda ću iskoristiti priliku da dopunim ono što ste vi rekli. Prema podacima za prošlu godinu, odnosno vi ste iznijeli podatke za 18. godinu, podaci za 19. godinu koji su objavljeni u aprilu ove godine govore da je 76,6% građana Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji. Znači imamo rast od 20% podrške u proteklih godinu dana. Pored toga, bitno je znati da je samo 11,6% građana Bosne i Hercegovine isključivo protiv pristupanja. Ostali su suzdržani. Tako da je to nešto što značajno mijenja kontekst raspoloženja o procesu evropskih integracija kada pričamo o tome da li se mi osjećamo evropljanima ili ne. Naši građani kao najznačajniju reformu na putu evropskih integracija vide borbu protiv korupcije. Također željeli bi vidjeti reformu socijalnog sistema. Ono što smatraju najbitnijim, odnosno što smatraju da će im ulazak u Evropsku uniju donijeti, je ono što ste i vi istakli kao značajno, a to je sloboda kretanja, četiri slobode, znači sloboda kretanja roba, kapitala, usluga i osoba. Vi ste rekli da je to možda zato što bi oni željeli da idu van. To je naravno jedno moguće objašnjenje. Ali ono što bismo mi u Direkciji za evropske integracije željeli vjerovati je to da naši građani bi željeli uživati ustavom zagarantirane slobode. Znači, kao što znamo, robe, kapital, usluge i osobe su ono što je nama zagarantirano ustavom, pa bismo željeli, znači, da ne moramo plaćati duplu registraciju poduzeća ako se to radi u dva entiteta, da možemo ostvariti penzijono i socijalno osiguranje ukoliko radimo u drugom entitetu, a živimo u jednom, radimo u drugom, živimo. Znači, mi na neki način tako tumačimo te podatke, odnosno vidimo ih kao jedan poticaj za reforme, a pored toga vidimo ih kao poticaj, odnosno pravce u kojim komunikacija direkcije i ostalih aktera vlasti, odnosno institucije u Bosni i Hercegovini, treba ići prema građanima kada pričamo o podršci procesu evropskih integracija. Evo, ja vam se zahvaljujem.
Hello, I'm Miruna Ciongota, researcher from Romania. I have two questions, short questions, one for Mr. Andjelic and Mr. Mujkic. You remember that there was a famous historian, Maria Todorova, who wrote the famous book Imagining the Balkans, and there she launched this concept of Balkanism, of this superiority of the West that stigmatized the Balkans for centuries. And I was wondering if it's possible to reimagine the Balkans using Todorova's concept now in 2019, almost two decades after her book, in terms of do you believe that all this enlargement talk, all this enlargement conditionality discussion and the hierarchy that the EU Commission progress reports makes every year, showing that Bosnia and Kosovo are the, you know, laggards of enlargement, do you believe that this could be also perceived as a form of Balkanism in cultural and identity terms? Some people observed and signalized this re-emerging Balkanism in contemporary discourses, and I was curious on your own input. The second question is for the other two specialists, and it refers to this re-emerging populism in EU member states, also new member states like Poland, Hungary, and even Romania to a certain extent. Do you believe that the fact that some EU member states have experienced this resurgence of nationalism, even in Italy, Austria, we have this anti-immigration discourses, do you believe that this impacts enlargement and especially citizens, the way citizens feel about being part of EU? Because some of them maybe feel that there's nothing different in Europe, right? We have our own nationalists, they have their own nationalists. There is this entire discourse based on fear. So how can we feel part of European values when we see these things being manifested in other EU member states? I don't agree with this point of view, but I'm curious whether you see a connection between these two elements. Visto che mi sembra che fossero molto specifiche le domande di ciascuno di loro. Ok, thank you. Well, it was you rightly said 20 years ago when Todorova, first of all, a strong argument in the debate about the Balkan wars. It wasn't Balkan wars, it was post-Yugoslav wars. So specific character of the post-communist country, multinational federation that brought to the conflict and actually presented the Europe with the issue of re-emerging nationalism. What I want to remind everyone is that the project of European Union is primarily, in the first place, security project, how to prevent future conflicts in Europe. And we are looking at the core of this conflict were relations between France and Germany. And therefore, it's a success project. It's an amazing project. And now we have international tram line. I am talking about trams in Strasbourg, crossing the Rhine River, going to Germany and back. And no problems, no checks. So it is a success project. And from that point of view, if they look towards the Balkans, then the issue of Balkanism could emerge, or kind of European arrogance, because the opposite direction of social movements is taking place in or social developments is taking place in particular in Kosovo and Bosnia Herzegovina. Partly, perhaps we might explain the high representative is here, is supervised sovereignty that Bosnia Herzegovina is enjoying and Kosovo. So it's not really full sovereignty. And why is it the case? Does it have positive or negative consequences? It's a lengthy debate, but security-wise, I think it's a kind of positive. So this is a primary concern, I think, of the international community to make sure that no violence is re-emerging, in particular in these two countries. I spoke for quite a while, so I better stop here and allow Asim to offer his views. Thank you, Neven. Yes, I believe, of
course that we are in that the something called Balkanization re-emerges. In fact, as you know, Balkanization, it's not not the same as Orientalization. Balkanization referred to not that we are the other of Europe, but not yet European. So this not yet European prolongs for decades. The roots of Balkanization in this region are actually the roots of Europeanization. I don't see difference between Europeanization of the Balkans and Balkanization of the Balkans. Why I'm saying this, and why I'm afraid that this latest phase, this, we refer to Macron and other European politicians that refer to this region in rather different voice than we usually expect. Why am I saying this? Europeanization of the Balkans took the form of the creation of ethnically homogeneous one nation states with a dominant, homogeneous, ethnic host people and the manageable minority. That's what happened during the Balkan Wars, during the First World War, after the First World War, and including 90s wars, is the attempt to reclaim one nation state. So the result of Europeanization in such a form on the Balkans was unfortunate Balkanization. You can recognize these messages in the calls of European Union to stabilize democracy. It could be read in this Balkanization discourse as to manage to impose a certain ethno-nationalist domination on certain territories. And this is exactly why ethno-nationalist leaders of this country feel that they can continue with their project of creation of ethnically homogeneous territorial units. That's unfortunate fact of the Europeanization, which we should resist to. Excellent question was on civil society. I will like to say a sentence on that. Civil society of this country shares the destiny of this society. Could we actually talk about one Bosnian-Herzegovinian society, or we are in the midst of the process of the formation of the three separate societies? This is the way how the leading ethno-political elites do. Actually, they live and dwell on fragmentation of civil society of this country, meaning, and I felt it on my skin, every initiative of civil society coming from Sarajevo is immediately recoded as Bosniak hidden agenda, the attempt to is ethnicized. So this is unfortunately our problem that we will deal in the future, fighting the fragmentation. But there are initiatives, of course, that are going well beyond these attempts of ethnic fragmentation of the civil society. Thank you. Grazie. Dunque, un minuto solo per un brevissimo commento sulla
sulla domanda relativa al balcanismo, balcanismo di ritorno, cioè in qualche modo l'immagine negativa che l'Europa ha spesso avuto nei confronti dei Balcani. Ecco, forse c'è in qualche misura, però io non... la mia impressione è che ovviamente i cambiamenti culturali sono lenti e generazionali, però sono stati avviati in maniera profonda e radicale, iniziando, e qui diamo credito anche all'Unione Europea, anche dal vertice, non è più Balcani, cioè il linguaggio amministrativo adesso è il sud-est Europa, è cambiato il linguaggio, che con esso è cambiato anche per molti aspetti il contenuto, ma quello che vorrei brevemente dire è che non è tanto la questione, io penso che il processo d'allargamento abbia una propria dinamica, certo ci sono ostacoli, la Francia ha detto no, di recente, eccetera, eccetera, però c'è una dinamica in corso che procede, e ci vorrà tempo, ma procede. Quello che mi preoccupa di più, e ritorno, ne approfitto per approfondire per 30 secondi un punto già espresso prima, è invece il punto di vista domestico, la fatica non all'allargamento all'interno dell'Unione Europea, ma la fatica all'allargamento nella regione. E, la mia forte impressione è che l'Unione Europea non abbia capito come affrontare questo problema. Cito soltanto un esempio, nel 2001 e nel 2006 la Commissione Europea ha speso cifre considerevoli, che non conosco nel dettaglio, ma mi risultano essere cifre considerevoli, per una campagna di promozione dei valori europei in Croazia. E per tanti aspetti questa campagna era stata ritenuta di successo, eccetera, eccetera. A noi che siamo italiani, forse alcuni di noi hanno visto la partita Inter-Partizan l'altra sera, e fuori dallo stadio i tifosi croati erano tutti col braccio teso. Tutti i camerati croati ne hanno approfittato, eccetera. Allora, è un episodio, per carità, non colpevolizzo i cittadini croati, ci mancherebbe, eccetera, ma richiamo questo episodio per suggerire che dobbiamo prestare profonda attenzione a queste dinamiche sociali che rischiano di sfuggirci di mano. Può avanzare il processo di integrazione da un punto di vista formale, lo farà, io credo, ma se noi non prestiamo maggiore attenzione a livello sociale, rischiamo di avere populisti, come abbiamo già in Polonia, in Ungheria, i fascisti croati, pochi che ci sono, non mi permetto naturalmente di allargare il discorso a tutti, riemergere questa retorica. Grazie. Sada krenemo redom. Kada govorimo o civilnim uticaju civilnog društva u BiH, bojim se da pucate iz prazne puške. Civilni sektor ne samo da je podijeljen po etničkim principima, mada oni to nikad neće priznati, ali civilni sektor u Bosni i Hercegovini ima ozbiljan problem legitimiteta. Šta to znači? Prije nekoliko godina uradio sam jedno veliko istraživanje o percepciji nevladnog sektora i civilnog društva u BiH, gdje se pokazalo da među građanima Bosne i Hercegovine preovladava mišljenje da su donatori važniji od građana, da civilno društvo radi za sebe, a ne za građane. I možda to i nije tačno, ali je percepcija takva. Tako da vjerujem da veći uticaj civilnog društva može imati na ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju u Italiji nego u Bosni i Hercegovini. Znači, civilno društvo, trebali bi napraviti novu konferenciju o civilnom društvu u Bosni i Hercegovini, da vidimo gdje mi to griješimo, a griješimo. Druga stvar koja je tu veoma važna je, znači, civilni sektor mora prvo da se pozicionira kod građana da bi mogao da utiče na političar, jer to je ta snaga koju crpe valjda iz baze, iz građana, a to se, bojim se, neće desiti vrlo brzo. Za gospođu iz evropskih integracija. Prva stvar, toliko sam pametan da koristim tuđe podatke kad pričam u svoje ime, tako da mi ne mogu reći da je subjektivno. Kada imate rast za godinu dana u istraživanju 20%, a pritom se ništa radikalno nije desilo u Bosni i Hercegovini, možda imamo problem sa istraživanjem.
I o tome treba razmišljati. Tolike oscilacije su prosto strašno problematične, kao istraživač to vam govori. 76% bio je taj procenat i mnogo veći u Bosni i Hercegovini, ali da li je to, da li je posle toga uslijedio neki pritisak tih građana koji jesu za Evropsku uniju na domaće političare između anketa i izbora? Ja uvijek više vjerujem izborima, jer oni biraju te koji ih neće 100% uvesti u Evropsku uniju, to već vidimo 25 godina. Ima još jedan tu problem sa tim pitanjem, da li želite. Ja sam u jednom istraživanju postavio malo drugačije pitanje, odnosno dao sam drugačije odgovore. Da li želite da uđete u Evropsku uniju? Da, da, ali i ne. E to, da, ali je dovelo do toga da imamo od 80% koji jesu bili za Evropsku uniju, 40% da i 40% da, ali. Što znači da negdje građani Bosne i Hercegovine očekuju da se Evropska unija prilagodi Bosni i Hercegovini, a ne Bosna i Hercegovina Evropskoj uniji, što opet govori o nekim vrijednostima koje se ovdje promovišu, baštini, a koji nemaju veze sa Evropskom unijom. Dalje, Hrvatska, i da, još jedna važna stvar. Kad imate rast građana za Evropsku uniju, to znači da se ne približavamo. Jer sva istraživanja pokazuju što se bliže Evropskoj uniji podrška pada. Zato što se suočavate sa surovom realnošću, sa nekim stvarima, sa tim nekim žabama koje morate progutati iako vam se ne sviđa, i to je ta faza zaljubljenosti. To je ta faza zaljubljenosti, nekritičkog prihvatanja partnera i učitavanja onoga što želite da on bude, a ne o što on stvarno jeste. I na kraju, Hrvatska interpretacija rezultata. Možemo se sada mi raspravljati oko interpretacije, ali imajte na umu jednu jedinu stvar. Prema popisu iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini 1/3 ljudi ima osnovnu školu i niže. Ja mislim da oni ne razmišljaju o otvaranju novih firmi, ja mislim da oni ne razmišljaju o slobodi putovanja, kapitala, ljudi, bla, 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 već razmišljaju kako da im djeca odavde uteknu da bi mogli tamo negdje možda bolje da žive, i ako ništa da im šalju doznake da oni ovdje koji ostanu bolje žive, ali to ćemo ostaviti posle ovaj da raspravimo. Hvala vam. Imamo još jedno, ma možemo još jedno pitanje, ako, hvala, idemo ancora una domanda. Ancora una domanda. Dobar dan, ja sam Helena Klaser iz Sarajeva, Bosanka, član udruženja Italijana Sarajeva. Bila sam udana za Italijana iz Trenta, porijeklom, čiji su djedovi, to jeste pradjed, stigao u Bosnu. Poznata mi je potpuno njihova istorija života, koji je bio jako bjedan u početku, koji nije bio, koji je začuđujuće da su i ostali živi. U međuvremenu su u ovoj prethodnoj vlasti prije ovog završetka rata, to je za vrijeme Jugoslavije, bili u potpunoj minornosti u svakom pogledu, pa su mnogi napustili kako su mogli, kao ilegalni emigranti za Australiju, to mi je poznato. Međutim, to mi nije bio cilj da se javim. Ja pretpostavljam da su ovdje većinom ljudi iz Bosne i Hercegovine, koji govore naš jezik, maternji jezik. Međutim, čestitam svim ljudima talijanskog područja, govornog područja, koji govore svojim talijanskim jezikom. Ali znam da nas puno je mnogih naših ljudi otišlo van. Ja sam bila isto tako vlasti, često puta imala priliku da odem,
govori njemački i engleski. Još uvijek njemački kao sudski tumač. Da, pardon. I ne pada mi na pamet da se predstavljam u svojoj zemlji sa tuđim jezikom. To jeste iz zemlje, iz Egzita današnjeg. Nemam ja ništa protiv engleskog. Čestitam gospodinu Anđeliću, koji jako dobro govori tečno, tako i gospodinu Lukiću, ali najviše čestitam gospodinu Puhalu, koji se ne stidi svoga jezika. Danas sutra, ako i budemo primljeni, što ja, za mene je sve jedno, ako može Švajcarska da bude, da nije član Evropske unije, zašto ne bi mogli i mi? Da budemo radini, da radimo kao što smo i prije radili, da imamo ona velika privredna poduzeća koja su zapošljavala na hiljade ljudi, recimo Energoinvest, radila sam tamo. Radila sam za Agrokomerc, koji je zapošljavao preko 33.000 ljudi, koji je podigao kulturni nivo na zavidnu razinu među svojim narodom i tako dalje. Gospodin Divjak, naš cijenjeni general, koji je za vrijeme rata i odigrao vrlo važnu ulogu, predstavio se, prisustvovao u ovoj debati. Koliko znam, studirao je u Francuskoj. Mogao i on da progovori na francuskom, ali nije, nego na našem jeziku. Ako budemo, opet ponavljam, ponuđeni nekom srećom da uđemo u Evropu, prvi te uvjet treba da bude naš jezik. Da se predstavljamo svojim jezikom, a ne dolaziti izvana ili biti ovdje, živjeti i predstavljati se na engleskom jeziku. Naš jezik je naš identitet. Hvala gospođo, samo da vam kažem da sigurna sam da svi ovdje koji su upotrebljavali, ja prva, koja sam Talijanka, ja sam upotrebljavala jezik koji nije moj, materni, to kao da vam dolazim na ono, jer sam u vašoj zemlji, a isto mogu reći da spikeri koji su upotrebljavali engleski jezik, oni su to uradili da olakšavaju i strani i strani predstavnici i strani učesnici na ovom konferenciju da mogu bolje razumjeti. Ali svakako imamo i prevođenje na tri jezika. Hvala. Samo jednu stvar, kratko, sad imamo pauzu za ručak, pošto smo, nije važno, kasnimo 40 minuta, ali ja bih rekla da u dva, znači imamo sat i 20 minuta, dva da počnemo ovaj zadnji dio konferencije. Izvinite, u tri. Hvala, thank you.